Ed ora ci spostiamo in via Sani, in città, nello studio di Q Consulenze Finanziarie, per approfondire temi legati ovviamente al momento economico che stiamo vivendo e temi finanziari con tanti consigli per i risparmiatori. Sentiamo. In questa puntata di Dare Averi ci occupiamo di una realtà presente sul nostro territorio dal 2004, sto parlando di Q Consulenze Finanziarie. Con noi c'è il titolare Massimo Guerrieri. Buonasera Guerrieri, benvenuto. Buonasera Stefania, grazie. Allora, più volte abbiamo parlato di questo studio, dei servizi che offre, a chi li offre. Cerchiamo però di partire dall'inizio e spieghiamo come è nata anche questa idea di diventare consulenti indipendenti. Sì, noi siamo ex bancari. Io 11 anni fa, nel 2004, decisi, appena la legge, la MiFID lo permise, di mettere a frutto la mia esperienza e le mie conoscenze dei cittadini, i miei concittadini di Reggio Emilia. Poi si sono aggiunti Paolo Giovanardi nel 2009 e Cattaneo Antonello nel 2010, anche loro ex bancari, tutte persone serie, in carriera, con delle competenze ottime, e abbiamo deciso poi di aprire questa nuova sede nel 2009, proprio per affrontare le sfide che oggi sono un po' sotto gli occhi di tutti, appunto in ottica di assenza di conflitto di interessi. Di cosa vi occupate quindi, Guerrieri? Noi ci occupiamo principalmente di consulenza, cioè aiutare le persone, sia privati che aziende. Privati principalmente nel gestire al meglio i propri investimenti e o sfruttare le opportunità sui mutui e sui finanziamenti, specialmente adesso in un contesto di tassi bassi. Per le aziende invece aiutarle in questo cammino, no? Non dimentichiamo che noi veniamo da una recessione abbastanza importante, vediamo adesso i primi segnali più, anche se molto deboli, e quindi aiutare le aziende in questo cammino a non solo difendersi da contratti capestro, ma anche migliorare i propri conti e poter accedere in maniera più migliorativa ai finanziamenti, al credito. Anche in questa fase, come diceva lei, Guerrieri, è abbastanza complicata, nella quale qualche segnale di ripresa si intravede anche dal vostro osservatorio? C'è un po' di ottimismo rispetto ai vostri utenti anche? Sì, qua noi dobbiamo fare un distinguo, ovvero da una parte abbiamo i mercati finanziari che ancora la fanno da padrone e vediamo come, specialmente dall'estate in poi, ci sia un aumento di volatilità. Questo vuol dire questi su e giù dei mercati, ma ultimo il caso Volkswagen, che ha fatto crollare il titolo di un oltre 50%, e una crisi dei mercati emergenti che perdura e che vediamo che sarà anche per il prossimo anno, i prossimi due anni, una sfida che dovrà coinvolgere tutte le forze del mercato. Dall'altra parte gli sforzi che i governi, piuttosto che le banche centrali, stanno mettendo in atto per aiutare i mercati. Noi dal nostro osservatorio predichiamo ormai da un anno a questa parte molta prudenza, perché vediamo come queste manovre stiano dando, in base alla potenza messa in campo, mi riferisco in particolar modo al quantitative easing, cioè alla stampa di denaro, stiano dando effetti che giudichiamo irrisori. Non dimentichiamoci altresì che abbiamo una speculazione che è stata deregolamentata. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che in qualsiasi momento possono avvenire attacchi speculativi su notizie vere o false e creare bolle speculative e o scenari sicuramente non favorevoli ai cittadini, tipo quello che è successo nel 2000, 2008 e 2011. Guerrieri, cosa differenzia voi, la vostra figura professionale di consulenti indipendenti, da un promotore finanziario o appunto dalle banche? Diciamo che la cosa principale, che è anche poi prevista per legge, cioè dal regolamento Consob, è l'assenza totale di conflitto di interessi, ovvero chi viene da noi, privato o azienda, viene da noi per chiedere aiuto con la certezza non solo che questo aiuto gli verrà dato, con le competenze massime che si possono mettere in campo oggi, ma anche con l'assoluta certezza, appunto perché è prevista dalla legge, che il compenso che noi percepiamo ci viene dato esclusivamente dal cliente per fare i suoi interessi. E di conseguenza questo è importante e viene anche ribadito ormai da diverse
da diverse fonti, in ottica anche di revisione della MiFID, la famosa MiFID 2 che entrerà in vigore nel 2017, proprio perché se vogliamo andare avanti in un contesto sempre più difficile dobbiamo guardarci in faccia e sapere chi fa cosa e anche le motivazioni. Nel nostro caso la unica motivazione è quella di fare gli interessi del cliente, tutelarlo dai mercati e anche dagli attori che non operano in maniera corretta e trasparente. Quando dice da un anno a questa parte noi consigliamo prudenza, come si traduce questo consiglio? Il consiglio in due modi, per chi ha investimenti e finanziamenti. Per chi ha investimenti la prudenza la intendiamo nel non lasciarsi abbagliare dagli specchietti per le allodole, perché vediamo, ma questo entriamo in finanza comportamentale, nella storia, abbiamo scritto anche un libro a riguardo, gli errori che vengono ripetuti appunto negli investimenti sono i medesimi. Il nostro libro, Così Banca e Finanza ci rovinano la vita, è uscito quest'estate, edito da Edizioni Infinito, si può trovare in tutte le librerie, è una facile guida per anche la massaia, proprio perché mostra come da sempre gli errori che vengono commessi nell'investire denaro, cioè dal 1300, da quando ci sono le banche, a oggi i meccanismi sono più o meno gli stessi. Quindi se in questo momento viviamo in un contesto di incertezza, prima accennavo alla crisi dei mercati emergenti, ma mettiamo anche la situazione geopolitica, questo aumento di volatilità, questo aumento dei tassi che è un po' una spada di Damocle e che ora sembra essere rinviato al prossimo anno, ma vediamo. Quindi la cosa migliore è appunto consolidare i guadagni avuti finora, mettersi su asset, su investimenti sicuri e io aggiungo venire da uno studio come il nostro, cioè privo di conflitti di interessi, per farsi controllare la rischiosità, appunto per togliere ogni tipo di sorpresa. Tra l'altro anche il costo della consulenza è molto minore di quello che è in banca. Il secondo scenario dove usare prudenza è anche cogliere opportunità è per chi ha mutui o finanziamenti. In questo momento siamo in una fase di bassi tassi e bassi spread. Vuol dire che abbiamo banche che per surrogare un mutuo a 10 anni, ad esempio, hanno tassi pari all'1,75, a 15 anni siamo attorno al 2. È un'occasione a nostro avviso ghiotta, perché come dicevo prima ci si aspetta un aumento dei tassi, per sistemare quei finanziamenti o mutui fatti a tassi elevati fino a qualche tempo fa, non dimentichiamocelo, per mettere in saccoccia non solo appunto sicurezza, perché parliamo di tassi fissi, quindi poi non cambieranno più, ma anche togliere rischio, perché abbiamo visto che nel 2011 una cosa che è successo, che purtroppo ha fatto perdere anche la casa, gli immobili a tante persone, è che si era ragionato su una rata che poi con l'aumento dei tassi e degli spread... Fino a quanto era stata maggiorata quella rata? Il tasso ci ricorda, Guerrieri, a che livello era arrivato? Eravamo arrivati al 6-7%. E non troppo tempo fa. Parliamo del 2011 e senza considerare i contratti capestro, ovvero c'erano alcuni contratti che prevedevano che poi il tasso non potesse scendere. No? E dico, se saliva, se il mutuo è salito, al calo dei tassi il mutuo è rimasto alto. Quindi chi ha finanziamenti o mutui, anche qui l'invito è di venire in un ufficio come il nostro, che lavoriamo per fare l'interesse cittadino, per controllare appunto se ci sono opportunità da prendere e anche togliere rischi. Nel dettaglio, che servizi offre uno studio come questo? Diciamo che noi offriamo una molteplicità di servizi legati a investimenti e finanziamenti. Quello che deve interessare in questo contesto, a mio avviso, sono due. Il servizio di analisi, ovvero un'analisi spot, proprio per andare a verificare se ci sono opportunità o rischi da togliere. Poi c'è un servizio di consulenza continuativa, questo vale sia per i privati che per le aziende, dove ogni giorno noi verifichiamo appunto se gli investimenti o i finanziamenti del privato o dell'azienda sono in linea con le aspettative, visto appunto che ormai ce ne siamo accorti tutti, ogni giorno è un giorno nuovo e
come ha detto un analista famoso a cui ho partecipato a un congresso qualche settimana fa, il futuro diciamo è da intendere totalmente nuovo, ovvero tutte le analisi che noi facciamo sarebbero da cancellare perché basate su serie storiche. Quindi quello che ci attende va vissuto sicuramente con rinnovata speranza, però con anche la concretezza e la consapevolezza che dobbiamo ognuno fare il nostro giorno dopo giorno. Volevo anche giusto aggiungere che noi facciamo anche formazione specialmente con università e scuole. Questo per dare un contributo, proprio visto che reputiamo che ognuno appunto debba fare il proprio, per dare maggior consapevolezza e cultura ai nostri cittadini, visto che l'Italia rimane finanziariamente parlando tra le più ignoranti in Europa.